La politica ci mette i soldi, ci mette l'energia, sblocca i cantieri, poi sono i tecnici a dire qual è la soluzione tecnicamente migliore, questo per una fermata dell'alta velocità, per una diga, per un ponte, per un'autostrada. Io faccio il ministro e sblocco cantieri e trovo finanziamenti. E poi sono i tecnici a dover decidere qual è la soluzione migliore. La risposta arriverà a breve comunque. Così il ministro per le infrastrutture Matteo Salvini oggi a Cortona per presentare il suo libro Controvento, rispondendo alle domande dei giornalisti sulla localizzazione della stazione ad alta velocità Medio Etruria. Salvini ha poi commentato anche le dichiarazioni rilasciate dal numero uno della NATO. Chi parla di nuove armi che vadano a colpire e a uccidere altrove è un pericolo. Noi l'Ucraina l'abbiamo difesa fin dal primo istante mandando aiuti militari, aiuti economici, aiuti umanitari, accogliendo donne e bimbi in fuga dalla guerra. Però pensare di mandare i nostri figli a morire in Ucraina o di usare le nostre armi per uccidere in Russia è una follia. L'Italia non è in guerra contro nessuno, non voglio la terza guerra mondiale alle porte. O questo signore che parla anche a nome mio, perché se parla a nome della NATO parla a nome anche del popolo italiano, chiede scusa, o questo signore si dimette e fa da parte, perché non puoi annunciare altre guerre, altri morti anche a nome del popolo italiano che non ti ha dato nessun mandato di andare a sparare, ad ammazzare in Russia. E infine ha commentato quanto sarebbe accaduto in una scuola media di Treviso. Che qualcuno chieda di mettere fuori dalle classi l'inferno, il purgatorio, il paradiso perché offende qualcun altro e che ci sia dei professori che hanno il buon tempo di stargli dietro è follia. Uno arriva in Italia, è il benvenuto, spalanchiamo le porte, offriamo scuola, casa, salute, lavoro, futuro, però non è che possiamo essere noi a cambiare e non mi piace il crocifisso e togli la Divina Commedia e cambia le fiabe e cambia il Natale e chiudiamo le scuole per il Ramadan. No, siamo in Italia, se a qualcuno non piace Dante, se a qualcuno non piace Gesù Bambino, torna al suo paese, tranquillamente e serenamente.